Ciao a tutti, pace del Signore, finalmente dopo tanti mesi ci ritroviamo e anche stasera non è stato semplice collegarci perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, infatti siamo un po' in ritardo, però grazie a Dio siamo qui come promesso e sono felice di avere Patrizia questa sera per ricominciare queste dirette perché il Signore mi ha fatto sentire che questo è qualcosa che è cominciato proprio da lui, mi ha messo in cuore lui. E quando Dio comincia un'opera, la vuole portare avanti per raggiungere dei cuori. Fino a quando lui dirà sì, io mi metterò semplicemente a disposizione per fare conoscere a tutti l'Iddio che noi serviamo, perché Dio non è una religione, Dio non si può scatolare dentro una denominazione, una religione, un'organizzazione, ma Dio soprattutto è il nostro Salvatore, il nostro amico, è il nostro Padre e lui vuole essere il nostro tutto. E ora lascio la parola a Patrizia perché so che ha veramente tante, tante cose molto edificanti e che saranno di benedizione per la vita di tanti. A te la parola, Patrizia. Grazie Deborah, pace a tutti e soprattutto buonasera a quanti per la prima volta. Ho a dire spesso, prima di parlare, prima di raccontare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, a dire che non voglio sensibilizzare nessuno con la mia storia, ma la mia storia è semplicemente un mezzo che Dio ha stabilito per la mia vita per poter raccontare, a volte anche capire, magari chi ha vissuto come me dei momenti difficili. Allora, in breve, io si dice a Napoli si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore. In realtà sono nata in Polonia, sono cresciuta in Sicilia per arrivare poi a sposarmi a Napoli con mio marito. E ringrazio il Signore perché il Signore veramente mi ha fatto tanto bene e posso dire veramente che Lui ha tratto dal male il bene. Perché dico questo? Perché sono nata in una famiglia, diciamo, abbastanza disordinata, se così vogliamo dire. Persone, diciamo, mia madre non era una mamma che presente, era una mamma assente, beveva, diciamo che era una donna di strada. E quindi io non ho mai ricevuto fino all'età di 4 anni, così come i miei fratelli, l'amore e l'attenzione che un bambino dovrebbe avere, avrebbe il diritto di avere come figlio. E quindi mia madre ci abbandonava e eravamo lasciati a noi stessi. Ricordo che l'unica persona che si prendeva cura era la mia sorella, che è maggiore, di maggiore età, insomma, più grande di me, all'età di 8 anni, e non è, di sicuro non è facile. E così sono cresciuta in questo ambiente molto, molto brutto, fin quando la mia nonna materna, quasi in fin di vita, decise di strapparci da questo degrado e ci portò in un orfanotrofio. E lì all'età di, diciamo, di 3 anni, io e i miei fratelli ci hanno portato in un orfanotrofio. E non vi nego che questo, anche se ero piccolina, ci sono dei momenti ben impressi nella mia mente e nel mio cuore. Questi momenti hanno, diciamo, segnato la mia vita, fin quando non ho incontrato Gesù. E come ben dicevo, nell'orfanotrofio periodicamente a me e i miei fratelli ci affidavano a delle famiglie che facevano richieste di avere dei figli ed era bello vedere dei genitori che ci accoglievano per un periodo, però era brutto poi ricevere la notizia: mi dispiace, ma non siete stati presi. Perché eravamo tre, perché avevamo un'età comunque, non eravamo proprio piccolini, io avevo 4 anni, mio fratello aveva 5 anni, mia sorella 9 anni, quindi diciamo molto spesso venivamo scartati, molte persone credevano di essere divisi e quindi ogni volta che sembrava che erano quelli i nostri genitori, veniva la brutta notizia che quelli non erano i nostri genitori, quindi quel vuoto che si era formato dalla mia nascita, diciamo che non faceva altro che ingrandirsi sempre di più. Fin quando i miei genitori adottivi, che per me sono effettivamente mia mamma e mio papà, quando li vidi la prima volta, capì subito, non so, che mi sentivo del cuore di dire questa è la volta giusta.
E quindi i miei genitori ci hanno adottato. Io ringrazio il Signore perché non avevamo nulla, noi vivevamo in una roulotte e quindi avere subito una famiglia, avere una madre, un padre, avere una casa, avere un letto su cui riposare, avere l'amore dei genitori è stato per noi veramente un miracolo. Il Signore veramente aveva ascoltato il grido di noi bambini fanciulli, anche se io non è che lo conoscevo, non ho mai sentito in quell'ambiente, figuratevi se sentivo il nominare il nome di Dio. E quindi, nella mia semplicità, io chiedevo aiuto al Signore. Il Signore ha ascoltato la mia preghiera perché non solo mi ha raggiunto, ho avuto due genitori, ma soprattutto due genitori che avevano già sperimentato Gesù. Come ha detto bene Deborah, noi non stiamo sponsorizzando una religione perché non è questo che ci ha salvato, ma è stato Gesù che ci ha salvato. E quindi la prima cosa che hanno fatto i miei genitori è quello di portarci in chiesa. E mi ricordo la scuola domenicale, forse qualcuno non capirà questo linguaggio, ma è un luogo dove i bambini si riuniscono, si cantano delle canzoni per Gesù, dove si sta insieme. Insomma, questo ambiente mi ha subito rapita, mi piaceva stare in quell'ambiente. Però all'età di 14 anni, 15 anni, ricordo che ho vissuto un periodo dove tutte le mie vecchie paure si affacciavano nella mia vita e nonostante avessi tutto quello che avevo di bisogno, però mi sentivo schiacciata dalla paura dell'abbandono. Ogni rapporto che intraprendevo di amicizia o anche una relazione particolare con qualche persona, avevo sempre la paura che questa persona prima o poi mi avrebbe abbandonato, che quella sarebbe stata la mia fine. E quindi non riuscivo mai a godermi quella che era la vita, ma stavo sempre lì sul punto con la paura, vivevo, diciamo, con la paura costante. Questo mi portava anche a chiudermi in me stessa, a evitare di stare con le persone proprio per non essere delusa e non essere abbandonata. E mi ricordo che una sera sono andata in chiesa e non vi nego che non ho ascoltato nulla di quel culto, niente, nessuna parola. Ero lì presente fisicamente, ma la mia mente non era lì. E ero assalta dai miei dubbi, dalle mie ansie, dalle mie paure. Ma mi ricordo una cosa, quella sera si cantò un cantico, forse Deborah tu lo conosci, si chiama Se guardo il cielo e stelle vedo te, meraviglioso sei tu solo Gesù. E mi ricordo che proprio mi affacciai dal balcone di Uno dei casa. miei preferiti, tra l'altro. Esattamente. Mi affacciai al balcone di casa ed ero esausta, ero stanca, veramente dentro nell'anima mi sentivo stanca, ero sul punto di arrivo e mi ricordo che quel cantico mi risuonava nella testa e in quel momento guardai proprio il cielo e le stelle e in quel momento capii, cioè fu un momento di sincerità, mi aprì proprio con il Signore, ho detto: Signore, io capisco che tu sei grande. Quello che vo voglio dire io, a volte quando si subisce qualcosa, no? In questo caso la mia vita io ho subito, no? Si prende un po' la posizione di vittima, tra virgolette. Quindi pensi che è sempre l'altro che ti chiede scusa, è sempre l'altro che è in errore e non tu perché tu hai subito tutte queste cose. Però Gesù, nella sua grandezza e nella sua delicatezza, perché è un Dio d'amore, mi fece capire che anche io avevo un conto in sospeso con il Signore. Anche io dovevo chiedere perdono al Signore per i peccati e anch'io dovevo riconoscere che Gesù era morto su quella croce per me. E quella sera capii proprio la grandezza di Dio e chiesi al Signore perdono. Quel momento che proprio in quel preciso istante, nella mia sincerità, nella mia casa, davanti alla mia finestra, chiesi al Signore perdono. E in quel momento ogni lacrima che versava il mio viso rappresentava il peso che stavo vivendo in quel momento. E Dio veramente accolse quella mia preghiera sincera e subito, in un istante, sentì il mio cuore libero, come se delle catene si fossero liberate, il mio cuore si fosse liberato in un attimo. E io ricordo che il Signore mi riempì subito di pace. Umanamente non si riesce a spiegare quello che il Signore ha fatto in un attimo, ma so bene che qualcosa è cambiato nella mia vita perché il Signore mi aveva liberato da tutto ciò che mi opprimeva.
E io ringrazio il Signore perché il Signore è stato grande nella mia vita, non si è fermata la sua opera nella mia vita. Vi posso assicurare che qualche volta sono caduta, sono venuta meno, ho avuto dei momenti di sconforto, però il Signore è sempre arrivato nel momento giusto. Oggi dicevo qualcosina a Deborah di quello che mi sentivo nel cuore di dire e io ringrazio il Signore perché il Signore è andato avanti. Il desiderio mio era quello di formare una famiglia, di avere dei figli e di realizzare quello che io non avevo realizzato nei primi anni della mia età, della mia infanzia. E ricordo che quando incontrai mio marito, subito decidemmo di avere un bambino e dopo 6 mesi del nostro matrimonio il Signore ci diede la gioia di aspettare il piccolo Daniele. E io quando chiesi al Signore in maniera molto esplicita che volevo un bambino, gli dissi pure: Signore, io lo consacro a te perché questa è la cosa che io voglio, che lui sia un tuo figliuolo, che lui ti serva, a me questo è quello che mi interessa. Ma al sesto mese di gravidanza, mi ricordo come se fosse ieri, feci un esame di routine e in un'ecografia il dottore cominciò a essere, diciamo, perplesso e mi disse: Signora, ma c'è qualche problemino? Diciamo che il ventricolo destro è molto più avanzato rispetto al normale e ciò significa che il bambino, dobbiamo verificare bene la struttura del bambino. E non vi nego che nonostante avessi Gesù nella mia vita, quelle parole furono, diciamo, una bomba nel mio cuore. Perché ho detto: Signore, come? Io ti ho chiesto un servitore tuo e tu mi dai qualcosa di, tra virgolette, di difettoso, di rotto. Cioè, per me non era concepibile su quello che. Cioè, il Signore aveva mantenuto la sua promessa, ma non è stato fino in quel momento non capivo perché il Signore mi avesse risposto in questo modo. E mi ricordo che in quel periodo comunque pregavo ci pregavo sempre il Signore, dicevo: Signore, aiutami perché non voglio che questa notizia possa togliermi la pace. E successivamente feci un controllo e quando questo dottore, uno dei primari più grandi a Messina, quando mi controllò, mi disse, non parlò, mi disse: Signora, ma sapete che ormai siete al sesto mese? Ho detto: certo che lo so che sono al sesto mese. No, perché lo sa che al sesto mese abortire. Si pensava che io volevo andare a controllare perché volevo abortire, ma il Signore lo sa che quello non era il fine di quella visita. E io gli dissi: no, dottore, semplicemente voglio capire cosa sta succedendo. E lui mi disse: guarda, signora, io questa sera non mi voglio esprimere, ci vediamo tra qualche giorno. E quella sera non mi diede alcuna risposta e non capii bene, cioè capivo che qualcosa non andasse in quella visita perché il dottore non si era espresso, mi aveva detto pure quella parola. E così dopo qualche giorno sono andata nuovamente dal dottore e il dottore visitò un'altra volta e mi disse: Signore, come si chiamerà questo bambino? E io gli dissi: Daniele. Che significa? Signore, ha detto che il Signore è il mio giudice. Ha detto: se allora il Signore è il vostro giudice, ci credete a questo Dio che può fare. Cioè, che può fare decretare lui per questo bambino? Ho detto: come? Assolutamente. E lì cominciai a parlare del Signore. Quando lui cominciò a guardare bene l'ecografia, mi fece vedere, ma mi disse: Signore, questo bambino è stupendo. Se vi dovessi dire quello che ho visto ieri all'ecografia, era un mostro, non vedevo gli occhi, non aveva il naso, non aveva niente. Oggi vi posso dire che questo bambino non solo ha tutto a posto, ma è pure un bambino bellissimo. E io mi ricordo che quella sera avevo capito quello che il Signore voleva fare, voleva attraverso la mia storia in quel momento raggiungere magari quel cuore, perché poi quel dottore fu interessato, mi chiamò, quando appena nato Daniele vo ha voluto pure la foto sua della sua nascita, perché lo voleva vedere, perché era così impressionato dai suoi lineamenti che lo voleva vedere in una foto. Io lo ringrazio perché il Signore veramente mi ha donato un bambino meraviglioso e anche nel periodo del Covid, diciamo che mi ha dato un altro bambino che si chiama Gioele.
Io dico sempre che Daniele è stato il figlio della promessa, mentre Gioele è il figlio della rinascita. Perché? Perché era in un periodo che, del Covid, quindi era tutto chiuso, e sarà un periodo, diciamo, dove neanche si poteva andare in chiesa, non si poteva frequentare gli amici, e fu un periodo di grande sconforto nella mia vita perché questo mi portò a chiudermi ancora più dentro e non vi nego a dire anche che non pregavo più tanto come prima, non cercavo il Signore come prima, e di grande sconforto. E mi ricordo che quando, prima di sapere di aspettare Gioele, decidemmo io e mio marito di avere un altro bambino e andammo dal dottore. E il dottore, io vi volevo chiedere: dottore, tutto bene? Allora possiamo programmare una gravidanza? E lui mi disse: signora, qua di gravidanza non se ne parla in quel momento, ma dovete fare degli esami perché dall'ultimo pap test è risultato che c'è qualche anomalia. Ho detto: come? Sono venuta qua per riaspettare la bella notizia, e invece il dottore che notizia mi dà? E io ringrazio il Signore per non farla alle lunghe, perché poi più avanti, dopo vari esami, il dottore mi disse: o gli esami erano sbagliati, o il Signore ha operato, perché mi sospettavano qualche tumoretto all'utero. Invece il Signore è stato grande, è andato oltre. Neanche il dottore si spiega da quei risultati a come io in realtà stavo dopo un mese, con ripetuto quegli esami, non se lo spiegava neanche lui. E così ho cominciato ad aspettare Gioele, è nato Gioele, ed era un periodo molto, molto brutto della mia vita, perché mi ricordo che ero all'ospedale, ero da sola, ho affrontato un cesareo, e si affacciò nella mia vita la depressione. La depressione perché mi sentivo letteralmente giù di morale tutta la giornata, non speravo più, non credevo più in niente. Era un periodo molto, molto apatica, come se tutto quello che il Signore aveva fatto in quel momento non esistesse più nella mia vita. Non perché facessi qualcosa, è proprio che dentro non avevo più quella serenità, quella gioia, neanche di riabbracciare il figlio che il Signore mi aveva dato. Mi ricordo che in quel periodo, lo chiamo il periodo della rinascita, mi sentivo che proprio il nemico mi sussurrava nella voce: buttati al quarto piano, tu non sei buona, non sei brava, e quindi non sei capace di fare quello che devi fare, di fare la mamma. Io me lo ricordo ancora come oggi. E in un momento il Signore veramente è arrivato come un fulmine, lo Spirito Santo è arrivato come un fulmine, perché mi ricordo che il Signore mi disse: ma il Signore dà la vita, tu pensi che il Signore che dà la vita ti sta dicendo di toglierti la vita? E riconobbi subito che quella voce non era la voce di Dio, ma era la voce del nemico che mi voleva portare a fare quell'azione. E io subito chiesi perdono al Signore, cominciai a piangere, e il Signore mi liberò in un istante dalla depressione e mi fece capire che la cosa più importante è: possiamo avere tutto, possiamo avere una famiglia, possiamo avere dei figli, possiamo avere la salute, ma se non abbiamo Gesù, sicuramente non abbiamo la pace nel cuore. E ancora una volta il Signore è stato misericordioso nella mia vita. Io mi cominciai a piangere, il Signore è rientrato ancora una volta nella mia vita e mi ha riempito. E mi ha dato, diciamo, una rinascita a tutta la mia famiglia, perché vivevamo in un periodo spiritualmente anche un poco apatico, e invece il Signore veramente ci ha risvegliati. Abbiamo sentito proprio nel cuore il risveglio del Signore nella mia casa, e così noi cominciamo ad andare in chiesa a dire a tutti quanti: il Signore ci ha risvegliati, il Signore vuole risvegliare la tua vita. E l'unica cosa che mi rimane di dire è che ne ho passate tante nella mia vita, e se dovessi dire proprio tutto, tutto, tutto nel dettaglio, forse non riuscirei mai a dire quello che il Signore ha fatto e sicuramente continuerà a fare nella nostra vita. Ancora mi ricordo quando ho avuto Daniele circa un anno fa. Purtroppo il grande Daniele non è stato bene subito dopo il Covid, e me lo ricoverarono d'urgenza.
E il dottore al primo momento mi dissero che era una leucemia fulminante. E io ringrazio il Signore perché in quei giorni sono stati i giorni forse più terribili per una madre, perché avevo un bambino a casa e l'altro in ospedale. E mi dissero che mi parlarono proprio di leucemia fulminante, io non sapevo cosa fare. E mi ricordo che quel giorno mi sentii come Anna, come dice nella Bibbia, che quando andava al tempio lei non è che gridava o parlava, ma lei sussurrava. Io facevo così tutto il giorno, sussurrava al Signore, chiedevo al Signore le forze, l'aiuto. E io lo ringrazio perché è stata forse la prova più grande della mia vita per una mamma, vedere il proprio figlio in un letto di ospedale, sentirsi delle notizie, uno più brutte dell'altro. E lo ringrazio perché il Signore ci ha liberato anche da questa situazione, perché abbiamo scoperto che lui aveva una malattia genetica che è uscita attraverso il Covid, però ringrazio il Signore perché anche se Daniele, secondo questa malattia, dovrebbe stare sempre chiuso in una scatola, non dovrebbe uscire, non dovrebbe sbattere, ma lo ringrazio il Signore perché non solo sta benissimo, il Signore ce lo sostiene nonostante tutto questo, ma è un bambino abbastanza vivace. Io lo ringrazio anche per questo, perché il Signore è veramente stato meraviglioso. Cosa dire di quello che il Signore ha fatto nella mia vita? Qual è l'invito che voglio dire in questa sera? Beh, semplicemente ne ho provate di tutte e ne ho passate secondo la mia età, ho solo 30 anni, però ti posso dire che non ho mai incontrato nessuno e nessuna cosa, né il matrimonio, né i figli, né la famiglia. Niente di più importante, niente di più bello se non Gesù. Cioè, quando si sta con Gesù, cioè, anche se ci sono le difficoltà, come avete ascoltato, sicuramente Deborah ne avrà attraversata anche lei, altre, chissà quanti altri come noi ne attraversiamo forse ancora delle battaglie. Però, quando tu hai Gesù, hai la certezza nel cuore e c'è pace, una tranquillità che fa la differenza, che fa la differenza nella prova. E quindi se stai cercando qualcosa, qualcuno, forse qualche persona, stai aggrappando a qualche persona, per essere aiutato o per colmare quel vuoto che ha nel cuore, io ti posso dire che la puoi trovare solo in Gesù. La mia vita è stata una testimonianza. Dio mi ha dato tutto, cioè il Signore sono nata senza avere nulla, poi Dio mi ha dato tutto e nonostante quel tutto io ho sentito nel mio cuore, nella mia vita, che avevo quel vuoto. Il momento che ho accettato Gesù, ho sentito profondamente che quel vuoto in realtà aveva solo un nome, che è il nome di Gesù. E Amen. questa è. Io gli sentivo di dire che, diciamo che questo è stato un anno abbastanza provato per tante persone, no? Perché a volte, tipo, pensano che ci viene facile servire Dio perché non passiamo problemi, ma non è così. Anzi, tante volte vediamo ancora di più l'amore che c'è tra noi e Dio proprio nelle maggiori difficoltà. Anche io ho imparato a non chiedermi più perché è successa questa cosa, anche quando non capisco, sento l'amore di Dio e sentire l'amore di Dio è tutto quello che ci necessita. Non per forza e non sempre possiamo comprendere ciò che succede attorno a noi o dentro la nostra vita stessa perché noi siamo limitati e Dio fa delle cose che a volte non comprendiamo, anche succedono delle cose brutte. E noi diciamo come, Signore, tu dici che mi ami e mi succedono queste cose, però io posso dire che finora ho visto un Dio fedele che nonostante succedessero delle cose poco gradevoli nella nostra vita, tutto aveva uno scopo. Noi vediamo in parte il puzzle della nostra vita che si va definendo, ma Dio già ha il quadro chiaro e ogni pezzo della nostra vita serve per veramente fare un'opera d'arte meravigliosa, e tutto è necessario, tutto ciò che ci accade, perché se noi veramente mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, non c'è qualcosa che sfugge al suo volere o dice questo è stato un caso oppure è una cosa che Dio non doveva fare, perché Dio è perfetto e non sbaglia mai. Mi ricordo ancora un campeggio dove c'era tuo fratello Andrea.
E io lì mi ero, cioè era una, si parlava di alcuni argomenti e avevamo dei gruppi e io ero nel gruppo con Andrea e lì io mi sono sentita di fare delle affermazioni riguardo a delle cose e da lì ho saputo che eravate stati adottati, tu e i tuoi fratelli. E io, per me questo è un tema particolare che mi sta veramente a cuore, no? Perché per me, io dico sempre che chi adotta fa un gesto d'amore bellissimo, ma chi è nel Signore e adotta fa un doppio gesto d'amore, perché non solo dimostra l'amore quello umano, ma dà l'opportunità a delle persone, a delle creature di diventare figli di Dio. E ci sono, negli anni ho conosciuto tante persone che sono state adottate nella fede, veramente attraverso quei genitori cristiani hanno conosciuto non solo l'amore sincero di due genitori, ma l'amore di Dio, che è un amore che va al di là di ogni cosa e che può sanare ogni ferita, perché quando si è adottati purtroppo tante volte delle ferite rimangono, anche se hanno dei genitori fantastici, meravigliosi, che cercano di colmare anche quel vuoto, di amare. Però quando arriva l'amore di Dio è veramente un amore che sana e ogni giorno, pure quando abbiamo delle cadute o ci sentiamo ancora ferite per delle cose, noi siamo sicuri e certi che possiamo chiedere a Dio di sanare quelle ferite. Perché, come dicevo qualche giorno fa, siamo un continuo work in progress, non è un lavoro finito. Fino a quando staremo sulla terra, noi saremo sempre un lavoro continuo nelle mani di Dio. Se ti va di Esatto. aggiungere qualcosa o vuoi dire qualcosa, fai pure. E poi Sì, pregherai per chi è che ha ascoltato la diretta. solo un'ultima cosa. Molto spesso tu hai detto una cosa che mi ha acceso la lampadina, nel senso che molto spesso mi sento dire. E dalle persone che non conoscono il Signore mi dicono: sai, ma tu come fai ad amare un Dio che ha permesso che tu nascessi in una famiglia? Cioè, tipo, lui non poteva evitare di farti nascere in una famiglia così per poi arrivare a te in un altro momento. Io ho detto: guarda, il Signore mi fa capire ciò che lui vuole farmi capire. Forse non capirò a fondo il perché sono nata in una famiglia, tra virgolette, trasandata piuttosto che una famiglia agiata. Io questo non lo so, so solo una cosa, che se il Signore ha permesso che io vivessi sulla mia pelle certe situazioni, certe cose che ho impresse bene nella mia mente, è perché io oggi, attraverso la mia storia, attraverso quello che è stato il mio vissuto, posso capire innanzitutto chi magari lo sta vivendo o chi lo sta attraversando. E poi posso anche affermare che c'è veramente Gesù è l'unico antidoto contro la solitudine, contro la paura della mia vita. Cioè, lo può affermare perché so io quello che ho attraversato e ho vissuto. Quindi il Signore lo ringrazio doppiamente che nonostante io vivessi in quella situazione, il Signore mi ha dato l'opportunità di conoscerlo, mi ha dato la libertà anche di conoscerlo perché nessuno mi ha detto devi accettare Gesù, ma sono stata io a sentirlo nel mio cuore che Gesù era l'unica via, l'unica soluzione. Ha scritto tua mamma. Sono la mamma di Patrizia e ringrazio Dio per questi tre doni meravigliosi. Perché a volte è come se dobbiamo dire noi a Dio come operare, ma si è genitori in diversi modi e non significa che un genitore è meno genitore dell'altro. Sì. Io stessa per quanto possa, cioè, lavoro con dei bambini, ma anche se sono di passaggio nella mia vita, cioè io veramente cerco di dargli tutto l'amore che Dio mette nel mio cuore per questi bambini e li amo di un amore che, credimi, è come se fossero un po' tutti i figli miei, anche se poi grazie a Dio il Signore con il tempo provvede a loro delle famiglie che li ameranno altrettanto, però è sempre un argomento particolare al mio cuore perché veramente ogni bambino che mi si presenta io lo presento a Dio affinché abbia veramente una famiglia, dei genitori che lo amino
perché veramente noi in ogni posto dove siamo abbiamo un compito, abbiamo una missione. Prima di tutto, prima di parlare dell'amore, lo dobbiamo dimostrare con il nostro comportamento, con tutto ciò che di concreto possiamo fare, accompagnato dalle parole, dal predicare Cristo. Però prima l'amore di Cristo si deve dimostrare, altrimenti saremo incoerenti. E per me, io ogni volta che sento che qualche cristiano adotta, per me il mio cuore mi si riempie di gioia, perché è come veramente dare una doppia vita, ma nel senso di una vita esuberante. Qualche anno fa ho visto un mio amico che non solo è stato adottato, è stato salvato da Dio, si è fatto una famiglia, grazie a Dio, il Signore lo sta benedicendo grandemente. A volte noi non ci chiediamo perché Dio permette certe cose, perché vengano abbandonati e adottati da altri, però Dio sa cosa fa. Se noi ci pensiamo, il primo adottato nella Bibbia è stato Mosè. È Perché vero, Dio ha permesso che la madre lo lasciasse così in un fiume, no? Chi è che può immaginare di lasciare un figlio in un fiume, in una cesta? Ma stiamo scherzando, ma che mamma insensata è stata? Eppure anche lì c'era un disegno di Dio, perché Dio aveva un progetto più grande attraverso di Mosè. Quindi veramente anche togliamo il giudizio dalle nostre vite, perché noi sappiamo che Dio ha progetti di bene. Quando vuole fare qualcosa di grande per le persone, noi non possiamo mai sapere i piani che Dio ha per la nostra vita. Per me è stato veramente un piacere rincontrarti, anche se virtualmente, dopo tanti anni. Debo. Spero di poterci vedere al più presto. Ora, se mi permetti, volevo solo leggere due versi che mi hanno accompagnato alla mia salvezza e magari sono piccoli versi. Ok, va bene. Allora, il Salmo 139 e il versetto è il versetto 13, 14 e 15. Sei tu che mi hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non mi erano nascoste quando tu mi hai formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Gloria a Dio. Signore Gesù, ti voglio ringraziare, Signore, ancora per questa sera, per questa opportunità, Signore, che tu ci hai dato di poter ancora parlare di te, l'unica persona che veramente riempie il nostro cuore, Signore. Noi ti ringraziamo perché sappiamo che dietro a questo schermo magari si nascondono delle vite oppresse, Signore, delle vite depresse, delle vite piene di paure, Signore, delle vite magari vuote, Signore. Voglio tu, Signore, penetrare in questi cuori, Signore, rivelarti in queste vite, Signore, far comprendere, Signore, che con te, Signore, la vita è diversa, Signore, perché insieme a te, Signore, siamo più che vincitori. Oh Padre, ti voglio ringraziare, Signore, perché possa essere io uno strumento, non le mie parole, Signore, ma il tuo tocco possa arrivare, Signore, oltre a questi schermi, a queste persone che hanno ascoltato. Signore, grazie per Deborah, Signore, per questo desiderio che ha. Signore, voglio tu aiutarla, Signore, e darle forza. Signore, aiuta a tutti quanti, Signore, a quanti ci ascoltano, Signore, e sappiamo che tu, Signore, vedremo i frutti di quello che noi stiamo facendo. Ti ringraziamo in nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, Gesù. Grazie ancora di essere stata qui con noi. Io do appuntamento a tutti alla prossima settimana. Farò sapere al più presto il giorno preciso, che sarà martedì. Che Dio ci benedica e condividete questa diretta, perché sono sicura che il Signore parlerà a tanti cuori. Dio ci benedica. Grazie.